La Giunta Comunale di Arzignano, insieme ai tecnici del settore gestione del territorio, ha effettuato mercoledì pomeriggio un sopralluogo alla rotatoria Tosano in via Chiampo ad Arzignano per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Il sopralluogo è stato effettuato assieme al progettista dell'opera, l'architetto Luigi Pagliarusco, e ad Anerio Tosano, presidente di Supermercati Tosano. Sì, oggi 20 dicembre ho voluto che la Giunta dell'Amministrazione Comunale di Arzignano in toto venisse in sopralluogo nella ormai costruenda, nonché in dirittura d'arrivo nel giro di 2-3 settimane, della rotatoria che noi arzianesi chiamiamo alla vecchia traversata del tram, dove il trenino anni fa passava dall'argine del fiume Chiampo e passava di là nel fossato della roggia di Chiampo e della valle. E abbiamo constatato la serietà della ditta, che sta lavorando a tempo di record, lavora anche e ha lavorato nei periodi di cattivo tempo, e ci garantiscono, e abbiamo visto proprio oggi visivamente, abbiamo visto che la rotatoria ce la danno operativa dal 6 all'8 di gennaio, tempo permettendo, altrimenti a metà gennaio. Sì, inevitabilmente, pur garantendo un flusso continuo, perché in questa zona transitano nei giorni normali di lavoro dai 30 ai 35 mila autoveicoli di tutte le taglie e di tutte le stazze, qualche rallentamento è stato inevitabile, però il flusso non si è mai arrestato, a parte nelle ore di punta, ma ovviamente il flusso si blocca anche perché a valle di questa zona verso Arzignano ci sono dei punti di criticità. Però nostro è sempre un gran rispetto per l'attività commerciale, perché vogliamo garantire che il livello di sviluppo raggiunto cresca ancora, soprattutto però salvaguardando anche l'ambiente. Qui aumenterà anche la sicurezza, io ho preteso che i passaggi pedonali siano ben visibili, per togliere difficoltà ai pedoni, che inevitabilmente dovranno esserci ancora di più, perché sulla rotatoria c'è anche una bellissima pista ciclo pedonale. L'assessorato al commercio ed eventi del comune di Arzignano invita le associazioni, gli enti e i privati cittadini del territorio a comunicare entro il 31 gennaio 2018 all'ufficio commercio del comune di Arzignano l'intenzione di organizzare eventi pubblici nei quali sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2018, non ancora presenti nel calendario eventi per il prossimo anno. Tutto questo in ottemperanza alle nuove direttive regionali che impongono una deliberazione di giunta e la sollecita comunicazione alla stessa regione in merito ad eventuali eventi programmati nel comune. L'amministrazione comunale fa un appello. Dopo che la regione ci ha chiesto di compilare un elenco di tutte le manifestazioni che avverranno ad Arzignano nel 2018, preghiamo tutti coloro che fossero interessati a svolgere delle manifestazioni culturali enogastronomiche sul nostro territorio di comunicarcelo entro il 31 gennaio del 2018, così da comporre un elenco da comunicare tempestivamente alla Regione.